ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente al Let's Play di Far Cry 4. Ci siamo, non ho ancora settato un cazzo perché ero troppo impegnato. F3 per i settings, ma sei scemo. Allora, non video, general, ok. Game language, audio, oddio. Mettilo in italiano, grazie, i sottotitoli li mettiamo perché io tendo a parlare sopra i sottotitoli, quindi ho provato sopra le cose. Negrino on master volume. Ok, la music la tengo on, spero che sia abbastanza alto, poi comunque ascolterò questo video per vedere. La music la tengo on finché non diventa un problema con il copyright. Nel momento in cui becco un problema con il copyright, music off e vaffanculo a tutti. Quindi è ancora parecchio alta nelle mie cuffie, ma se no voi non sentireste un cazzo, suppongo. Quindi facciamo così. Va bene. Allora, quindi back, giusto? Mi ha salvati i settings generali. Ah sì, ha salvati, perfetto. Ok, gameplay di Far Cry 4. Oltretutto è successa una cosa strana quando ho attivato Far Cry 4. Far Cry 4 è un scioglilingua a quest'ora. Sono le 3:27 del mattino. Registrerò un video per farvelo avere domani, perché vi voglio bene, lo sapete. E d'ora in poi uscirà tutti i giorni un video di Far Cry 4, e ad alternanza le varie altre serie che ho fatto usciranno dopo. Quindi ditemi se volete Far Cry 4 alle 2 o se volete alle 6. Ditelo nei commenti. Questo uscirà alle 2 e uscirà da solo. Poi ad alternanza inizierò ad uploadare sia un video di Far Cry 4 al giorno che un video delle altre serie alternate. Quindi si parla di Wind Waker, si parla di Freelancer e si parla di Dead Rising 3 con SP Jockey. Si parla di un altro progetto con Espy che stavamo facendo e purtroppo io ho fatto un bordello, un casino, eccetera, eccetera. Quindi, adesso, fatemi sapere voi nei commenti. E intanto noi iniziamo una nuova campagna nel mondo di Kiryat, mi sembra che si chiami. Andiamo di normale? O hard? Diciamo proprio hard? Non lo so ragazzi. Hard potrebbe essere troppo hard. Normal potrebbe essere troppo facile. Però abbiamo già giocato a Far Cry 3. Beh, andiamo di normal. Start offline, grazie. Io ho messo l'italiano, l'avete visto, l'ho fatto live con voi. Il Kukri è stato usato dai guerrieri nel Kiryat per generazioni. Ah, pensavo fosse una casetta, invece è lo shift. Premi la casetta per schiacciare la casa. No, non funziona sull'elefante. Fortezze, eccetera. Ok. Quindi, ora. Ajay, figlio mio. Ho un ultimo desiderio. Raddoppio io perché non c'è il doppiaggio in questo gioco, evidentemente. Riportami a Lakshmana. Ma zio, non posso riportarti a Lakshmana. Non so neanche come cazzo si scrive Lakshmana, è un problema. Ooh.
Oddio, c'è una scimmia con me. Wait. Passaporto. Passaporto, eccolo qua. Io non voglio premere ESC per non saltare la cutscene. Però mi sembra che le voci siano basse. Meno male come si sottotitoli. Respira. Sì, io respiro benissimo. Fai parlare me. Ci ha messo dentro dei soldi, ovvio. Mi pare giusto a qualsiasi buona dogana. Scimmia? No, brava. Cattiva scimmia. Cattiva scimmia. Cattiva. Che succede? Quella scimmia ha dei problemi severissimi di pelo, comunque. Deve essere il mio PC. Perché il mio PC non è più quello di un tempo. Che, oddio, sta arrivando un elicottero. Io sento esplosioni arrivare proprio... In 3, 2, che cazzo c'ha lì sotto? Sparategli! Bravi, oh, wait, what? Pure. Ma siete scemi. Che cazzo ho fatto io? Oh merda. Wait, what? Sì, va bene, ce ne ancilliamo dal cazzo, ho capito. Apri, scendi. Un elicottero, fantastico. Io sono faccia a terra. No, in realtà ti sto guardando, però va bene lo stesso. Non è proprio la definizione. Faccia a terra. Erbiondino. Cioè, non è biondino, è Don Flamingo lo chiamo io. Tu sarai Don Flamingo. D'ora in poi. Sì, è biondino comunque, avevo ragione. Sono sicuro di aver detto fermate il bus. Lol. Sì, fermate il bus. Non sparate al bus. Mi sembra giusto. Ci tengo molto alle scelte lessicali. Fermate. Sparate. Fermate. Sparate. A te sembrano parole uguali? Abbiamo perso il controllo. No, che cosa hai detto, scusa? Abbiamo sbagliato. Perso il controllo. Oh, merda. Odio quando si perde il controllo. Oh! Eccolo lì. Un compito solo. Hai fatto questa cazzata. Bene. Siamo qua con uno psicopatico. Ciao, caro. C'è un po' di sporco in faccia. Mi sono pure sporcato le scarpe. Anche la faccia. Ma guarda il lato positivo. Qualcosa di buono l'hai fatto. Alzati bello. Riconoscerei ovunque quegli occhi. Ah sì? Che cazzo? Mi abbraccia. Mi dispiace tanto, non doveva succedere tutto. Beh, tutto questo. C'è una festa che vi aspetta. Ma mi sono perso il tuo nome. E questo chi è? Tuo amico? Sì. Un tipo silenzioso, mi piace. Ottimo. Ah, peccato. Una situazione brutta, imbarazzante. Sembrava una passeggiata, ma... Se dai da mangiare alle scimmie, quelle... Si tirano la merda addosso. Me lo tieni un attimo? Va bene. Solo voglio scattare... GG! Bella inquadratura, ecco. Sono uguale a Jason. No, non è vero. Jason era meno figo. Danno pure fuoco all'autobus. Ma no! Questo sarà acqua passata. Partiremo per la nostra avventura. Perché io ho annullato gli impegni perché tu e ce la spasseremo la grande. Oddio. Lo sto già amando. Lo sto già amando. Don Flamingo, ti amo un cifro. So che ti chiami Pagamin, ma sei Don Flamingo. Sappilo. In intimità io ti chiamerò Don Flamingo. Fai i miei complimenti a Ashley quando torni a casa.
Ma ti dirò, Paul, il tuo piccolo angolo di chirate è a dir poco bellissimo. Paul. Mi aspettavo più catene e lamenti, ma conoscendoti da qualche parte ci sarà un luogo buio dove i segreti scorrono come il sangue. Quel sorrisino ti tradisce ancora, De Plair. De Plair? Oh mio Dio. Forza, gli togli quel sacco dalla testa. Ah, luce! Mi dispiace per quello che è successo. Ecco, io avevo in mente questo. Su, facciamo le presentazioni. Ci sono delle teste di scimmia. Paul, il padrone di casa. Ciao, Paul. L'amico di Ajay, che non riconosco proprio. E poi ci sono io, Pagan Min. Quindi io sono Ajay, ok, va bene. Tu non ti ricordi proprio di me? Tua madre non ti ha detto mai niente di me, niente di niente? Beh, rimettiamo subito. Paul, voglio i soldi. Ah, quanti te ne servono? Tutti. Bene. Grazie. Bene, bene. Oh! Ok, vedi questa, col sorriso. Lol. Lui è sui fottuti soldi. Sei tu. Sono io. Non mi riconosco più ormai. Tua madre. Tua madre ehi. Si... Ehi, le ceneri! Mi conosceva come nessun altro al mondo, sai. Ma che cazzo? Ti stai sniffando mia mamma? L'ultima volta che ho visto Ishvari era più di 10 anni fa. Mi disse che mi amava. Le donne lo fanno, ti dicono che ti amano e te lo dicono per davvero, ma gli uomini... noi amiamo solo col senno di poi, quando si è accumulata troppa distanza. Da quanti cazzo di anni hai? Quando ti ha preso in spalla ed è scappata negli Stati Uniti, io mi sono sentito responsabile. Poi ho capito che non avevo colpa, no. Era colpa del sentiero. Ma no! Quei cazzo di terroristi rovinano tutto. Insomma, non ti hanno mai detto che non si usa il telefono a tavola? Sta dando il telefono? Fammi vedere. Dammi quel telefono. Ora non li controlliamo più, i telefoni. Lol. Ah, sono qui con Ajay Gal. Questa è bella. Aiuto. Lol. Chiede aiuto così. Non si chiede aiuto via messaggio. Ci lavoriamo insieme. E ti insegniamo come si urla per chiedere aiuto. Oh merda. Avanti, chiedi aiuto. Chiedi aiuto. Aiuto. Oh, patetico. Chiedi aiuto. Aiuto. Avanti, più forte. Aiuto. Aiuto. Usa il diaframma. Aiuto. Usa il diaframma. Ora senti. Ah, ti amo. Nulla. I tuoi amici non verranno per te. Ah. Scopri quello che sa. I terroristi, vero? Dunque, ti prego, resta qui, goditi i wonton. Non ti muovere, io torno subito. Yuma, dobbiamo parlare. Ok. Ecco, bravo, prendi le ceneri, che sennò se le sniffa tutte ed è un problema. Ah, allora. Siamo al compound di The Player. Io posso, ho schiacciato ESC e credo si sia bloccato tutto. Bene, va bene, siamo al compound di The Player. Ok, ESC, grazie, General, ok. Alziamo ancora un po' l'audio, giusto per voi, perché mi sento carino e gentile. Ok. Vabbè, lei è un bel signore nero. Una bella signora, scusi signora, non ho visto le tette, mi dispiace. Mi piace un sacco. Come ho fatto a non vedere quelle due tette di marmo? Wow. Che cazzo è? Soldi. Prendi soldi. Bravo. L'ho derubato almeno il figlio di puttana. I wonton? Li posso mangiare? No, eh. Ok. Hello? Hello? Posso... Wow! Qua! Come? Hold it to search. Aha! Un cocktail napkin. Ammo for handguns. 11.000... Kirat dollari.
si chiameranno Kirat Dollari d'ora in poi. Bene. Suppongo che devo scendere le scale come lui mi ha detto di non fare, giusto? Perché io sono una persona intelligente. E lì c'è altra roba da lottare, quindi va bene. Intanto derubiamo tutto. Un disegno di bambino e 7000 Kirat Dollari. Ok. Poi sono Kiryat. Travel Itinerary, Mr. Paul Harmon. È un biglietto d'aereo. Ok. È un biglietto d'aereo che non è durato. Ma ciao bella bambina. Perché c'è una bambina qua? Qualcuno me lo spiega? No. Non ho guardato bene tutto qua attorno allora. Tipo qua. Oh. Prossima volta che sei a casa devi veramente mettere a posto il boiler dell'acqua calda. Lo sai che non mi piace lo zio John. E la mamma lo ha qua tutto il tempo a lavorare nel seminterrato mentre sei via. E l'acqua è ancora fredda. Dopo circa 5 minuti nella doccia. Oddio, è così scarso. Ricordi di portarmi qualcosa di bello. Ti amo, papà. Ashley, XOXO. Io credo che lo zio John non stia riparando l'acqua calda, bambina. Non so perché, ma ho questa sensazione. Mi sa che zio John si trivella la mamma. Che può essere un problema. Quindi andiamo avanti qua. Ok, no. Io sto perdendo un sacco di tempo. Ok, giù di qua. Oh, bene. Salve. Perché sei entrato? Io mi chiedo cosa ti ha spinto a venire di qua? Lo sai che posso fare molto di peggio te. Oh, cazzo. Yep. Anzi, facciamo un passo indietro. Voglio accertarmi che tu sappia esattamente. Salve, cosa ragazzi. Voglio. Tutto bene? Sì. Dimmi. Ah, puoi pure guardare lo spettacolo. Perché sei qui? No. Serve il sentiero d'oro. Perché lo sa? Che cazzo? Va bene. Cattivo. Arrivederci. Buoni, quindi... Merda! Jaigal. Io sono Sabal. Sono col sentiero d'oro. Sentiero d'oro. Benissimo. Siamo amici. Conoscevo tuo padre. Siamo qui per salvarti, figlio di Mo. Oh no, il figlio di Mo'an non me lo dà nessuno. Sei la nostra priorità. Dobbiamo portarti via sano e salvo a qualunque costo. Darpan capirebbe. Resta vicino. Oh, bene. Arrivederci, Darpan. Grazie di tutto. E cazzo, come... Sì, la... No, prima un'arma. Ah, già, quando le porte si aprono, tieni giù la testa e corri fino al furgone. Dammi un'arma. Muoviti più in fretta che puoi. Capito? Va bene. Sì, capito. Uno. Un'altra corsa. Ma porca la puttana. Ok, andiamo. Oh. Allo? Allo? Io sto correndo. Grazie! Ora posso anche rispondere al fuoco, ma non lo farò perché devo entrare in macchina. Oddio, c'è un cazzo di elefante! Control per curarsi, va bene. Ma proprio questa musica dobbiamo avere, scusa. C'è un'arma sotto il cruscotto! Usala! Ma una K-47. Oh beh, barili esplosivi. Arrivederci. Carichiamo. Ho uno scontro. Forse no. Bene. A destra! Spara! A loro! Sì, sto sparando a loro. Occhio! Non è facile come sembra. Arrivederci. Quella no.
Abbiamo dei problemi, amico. Destra! Sì, ho visto. Cioè, non resisti! Oh, merda! Comunque non sai guidare. C'ho ancora la musichetta nella testa. Ma ho fallito pesantemente o era parte dello scripting? Ok. Oh, bene. Ajay, se mi senti rispondi. Ajay Khan, rispondi per favore. Eccomi, sto arrivando, un attimo. È pronto. Grazie Akira, sono Sabal, dove sei? Non giù da so. Un cazzo di lupo. Cazzo, chi guidava è morto. Ok, ascoltami, guardati bravo, intorno. Prendi dovresti vedere una torre, devi arrivare fino a lì. Mi sto muovendo adesso per prenderla. Vado alla torre, ok. Torre, altre cazzo di torri, grazie Ubisoft. Perché non c'erano abbastanza torri, no? La bell tower è lì. Stealth fundamentals. Detection meter fills up as enemy spot you. If it's full and it flashes, you're detected. Comunque voglio fare i complimenti per la traduzione in italiano di questo gioco. Tutti i dialoghi sono doppiati e sottotitolati. Ma cazzo, ci fosse una cosa del menu in italiano. Porca la puttana. Neanche le cose scritte nel gioco. Cioè voglio dire, come cazzo si fa? Vabbè. Prestito through a rock, citro crouch, la svizzera, me class noise. Le solite cose. Oh merda. Vuoi dire a Remin che il ragazzo è morto? No! Io non voglio dire un cazzo di nessuno, anche nei checkpoint! Potrebbe essere lì! Hello? Cos'è stato? Vieni fuori! Non ti faremo del male! Prometto! Io rilancio lì. Vogliamo solo parlare. Sì, sì. Fuori, parliamo dopo. Tutto bene. Io mi levo dal cazzo. Arrivederci. E tiro un altro lasso lì, giusto è per. È soltanto un terribile fraintendimento. Sì. Vieni fuori e chiariremo tutto. Bene, sono contento che chiariremo tutto. Io mi sto levando dal cazzo, sappilo. Oh, lì c'è un altro. Che dicevi? Okay. Vai lì. Oh mio Dio. Cosa sarà stato? Di sicuro non un ragazzo che ti fa un takedown con un kukri. Grazie. Oh cazzo. Meno male che non ci sono gli alligatori in questo posto, vero? E io nuoto sott'acqua, non vi preoccupate. Ok. Bene. No, non hai sentito un cascio di nulla. Ehi, calma. Devi alzare. L'assassino farà meglio a scappare. Ah sì? Bene. Se vieni lo vedete, qua. Sparategli. Io voglio uccidere quei tizi. Va bene. Facciamolo. Devo trovare questo assassino di merda adesso. Ok. Cazzo. Non c'è alcuna traccia dell'assassino. Bene. Io quello. Ispezionate l'area. Ciao ciao. Dove ti nascondi? Cosa c'è qua? Cosa c'è? No, non così. Sì! Intanto non siamo inseguiti da gente. Prendi pezzi di carne. Bait. Get the bait, hold E and scan an item. Open the weapon wheel by holding 1, 2, 3, or Q and select the bait. Throw bait to your predators to the area. Oh, ok. Quindi posso mandare un predatore a cacciare la gente. Bene. Devo arrivare di là. Non c'è un cazzo di nessuno qui, non vi preoccupate. Oh merda. Devi vedere che arrivano dei predatori, vero? Ma sicuro come loro proprio.
perché ho una paura. Via. Ho una paura fottuta. Ma continuerò a prendere pelli di roba. Tutti quanti, occhi aperti. Ok. Ah, tirare il bait per attirare i predatori. Ok. Ok, whip. Dov'è il bait? Dove ti nascondi? E come lo tiro? G. F no. T. Yes. No, T è il sasso. È vicino! F, continuate no. A cercare! Come si tira il bait? Wait. Facciamo così. E keyboard e mouse. Look sensitivity, lo passiamo. Customize control, ok, voglio capire come si tira. Heal throw col tasto centrale, grazie. Perché non vieni fuori, Gal? Hello. Sarò sognato. Orso! Minchia, ho tirato un orso. Vai papà orso, uccidili. Grande papà orso. Vai, non avrà tempo di... Minchia, ti ha tirato la mata un orso, era ancora in piedi a sparargli. Bravo il sciocchetto mio. Ma quanto sei bello. Guardate, poi le va la cazzo. Vai. Lì. Da bravo. Bravissimo. Io come scendo di qua? Scendo così. Ok, e poi faccio così. Yes. Grazie di tutto. Non sta correndo. L'orso. Io morirò per un orso, lo dico io. È stato bellissimo, ciao orso. Guardate qua. Yop. Ok. Arriveremo a sta cazzo. C'è pure un accampamento qui, però ditemelo, Se sono sfigato voglio saperlo. Non ho altre armi. Fantastico. Qua dentro c'è roba. C'è un giubbotto antiproiettile. Cerchiamo. Grazie. Ammo for handguns. Dei coltelli da lancio, suppongo. Sì, un coltello da lancio. Che equipaggeremo. Cosina 2, bene. Iniziamo a marchiare la gente. Non posso. Troppo lontano. Ovvio. C'era qualcosa in questa gabbia. Probabilmente il cazzo di orso. Ok. Camera. Zii, orso di camera. Ok. Ok, solita cosa. Come in Far Cry 3. Non sto vedendo molte differenze, onestamente, attualmente. Un leoncino tutto da solo, poverino. Non è un leone probabilmente. Mettiamo la via. Ok. Pam 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 pam. Come cazzo faccio ciò? Non posso rompere la cosa come si faceva un tempo. No, perché non è neanche cosa silenziato, però posso fare tipo così. Yes. Because I'm cool like that. Già posso salire qui. Ok. Posso riprendermi. Possibilmente sì, grazie. Lui lo sposto. Ho anche una granata. Benissimo. Allo? Lui lo lasciamo giù qua. Perfetto. E continuiamo a levarci le palle. Non si va di qua, vero? Devo per forza andare di lì. Ovvio!
sembra più che giusto. Eccolo! No! Uccidete quella bestia! Vabbè! È libera! Brava! Ciao caro! Headshot! Ok, next! Headshot! Va bene! Volevo farla tutta stealth, ma ovviamente io sono scarso e non ce l'ho fatta. Mi dispiace, ragazzi. Ciao. Adesso vi cerco tutti proprio. Ok. Ho una razione di eroina. Cazzo, fantastico. Vai, prendiamo dell'altro bait che non si sa mai. Una cassa. No, non tirare i calci alla cassa, apri la cassa. Bravissimo. Hai dei problemi, sei un po'... ci sono dei rumori che in realtà sono tipo le bandiere che sventolano nel vento e cose così. Che però, cioè, sei lì che fai, porta la puttana. Qua c'è anche un diamante. Dov'è il diamante? Sopra? Eccolo qua il diamante, dammi il diamante. Birth control. Bene. Sarà molto utile. Medipack, quello è il vento. Qualcosa c'è scritto. Leggiamo. Sei ti ho assunto per portarmi degli animali grandi, forti e in salute. I miei sudditi non vengono a Shannat per guardare delle bestie malate che muoiono in modo caritatevole. Non sono subjects, allora. I miei clienti. Comunque, vengono per essere intrattenuti. Per vedere il sangue da tutte le parti. Il sangue andare da tutte le parti. Tra degli avversari di egual forza. E di perdere i loro soldi scommettendo, andarsene comunque con un sorriso. Ora, o mi dai questi animali, che siano degni di un torneo a Shannat, o sarai tu a fare da intrattenimento nell'arena. Lunga vita a Don Flamingo. Nur. Ok. Non te la passavi neanche tanto bene, dai. Ti ho fatto un favore, fidati. Parla dei tipi che ho ucciso. Allora. Quindi iniziamo a correre di qua. Minchia, è lontanissimo sto cazzo di coso. Jesus. Va bene, siamo già a 33 minuti, ragazzi, quindi io stopperò qua il video. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Far Cry 3. Il mio nome è come sempre qui con Oet. Fatemi sapere se vi piace la serie. Ciao a tutti. Gioco ai video game sta quando